Bacon. Sì, sbaglio te, ma che mi dai? Oh, bucchile. Bacon 방식? Mm-hmm. Però anche quello. Super size, una tostatura, bravo. Non è a fumo, non usano il fumo qua. Non è... usano la, arrostiscono loro. Aglio, olio, così lavorare con questa. Sì. Quella è? L'aglio c'è. Allora, la verdura è come se fosse maturato, però non c'ha sale. Ya, i bugi? Oh, sono dentro. Ho sotto così come io. Questa vado meglio anch'io con questa. Avanti qui però, dico, starò anche quello. 사실 개인적으로 반찬 중에서 제일 좋아하는 반찬이에요. 멸치볶음. 네, 밥이랑 진짜 너무 맛있어요. 치시오, 참, 피아치도 molto qua. Sì. L'idea che ha. È una specie di. Sì, così non seccano l'ambiente. Bacon. Questo è interessante. Lo vuoi mettere? Sto pranzo. A me questo pure mi piace tanto. Questo posto è veramente valido. È veramente valido. Buono questo. Freschissimo. No, non ho assaggiato quello io. Bella, mi sta a piacere sta colazione, ragazzi. Buono, fa bene. Lo sei mangiato tutto, io. No, comunque ragazzi, voi che ne pensate? Qua c'è una serie di elementi, di ingredienti utilizzabili anche nella nostra cucina. Che cosa vi piacerebbe portare a casa di queste cose qui? Ma io, allora, a me ha stupito molto il discorso delle, come ti dicevo, delle consistenze, no? Come si dice adesso, le texture. Magari essendo pacifico sono un po' più, appena smorzati. Un po' smorzati, però... più grandi e quindi lavori di più su una masticazione che dove puoi giocare magari con è un po' come la situazione che abbiamo. Ma quindi l'ingrediente che vorresti usare qual è? No, stavo parlando in generale, sicuramente il riccio come usato come tuorlo d'uovo. Io nella mia cucina porterei via questi. Con questi qua mi viene in mente di fare dei fondi in padella con l'olio per delle paste di mare. Cioè che se tu vieni qua, poi c'è nella vasca con i frutti di mare. Sì. Questo qua potrebbe essere, diciamo, un. Come si dice, un insaporitore per alcune situazioni. Sì, assolutamente. Oh, 근데 저 실제로 멸치볶음으로 오일 파스타 해봤거든요. 오, 되게 맛있어요. 조금 되게 간장을 조금 대해서 간을 좀 해가지고 하면 굉장히 맛있더라고. 조금 맛있죠. 네, 씹히는 그게. No, qua oggi c'è veramente tanto, tanti spunti secondo sì. me. Tanti sì. spunti di cose riutilizzabili. Ti manca però qui.